Ultima spiaggia per mantenere la categoria per Cantello Belfortese e Falopiese Ronago che si affrontano nei playout andata e ritorno. Parte fortissimo la squadra di casa, cross morbido di Cereti e Calemme anticipa tutti mettendo avanti i suoi al quarto minuto del primo tempo. Ecco l'esultanza del numero 7. La risposta della squadra ospite si fa attendere giusto un quarto d'ora con il tocco vincente di Manfrin sul corner di Casartelli e non sarà l'unica esultanza del numero 7 in stato di grazia. Ottimo qui il compagno Buzzi sulla punizione di Calemme. Il portiere ospite è invece fortunato su questa deviazione ravvicinata di Passera smorzata da un compagno. Dall'altro lato sempre insidioso il sinistro di Casartelli che non inquadra qui però la porta. La Falopiese passa dopo la mezz'ora con questo tapin di Diorio che sfrutta al meglio la respinta del palo sul tiro di Romanò dalla distanza. Prova allora a scuotersi il Cantello da Pos, serve Carretta che opta per la bordata ma para Buzzi. Il numero 1 della Falopiese è attentissimo anche su questa conclusione di Ceci che trova solo l'ennesimo angolo. Il Cantello preme e trova un rigore su questo tocco di Introizzi. Dal dischetto va Carretta che regala il 2-2 ai suoi e non è finita qui. Sì, perché due minuti più tardi Zaniboni ribalta il match mandando in visibilio la tribuna di Cantello e si conclude così un primo tempo pazzesco e ricco di emozioni. Dall'intervallo esce un Cantello voglioso di mettersi al riparo in vista della gara in trasferta, fantastico il movimento di Ceci che addomestica un pallone che tramuta senza pensarci due volte nel pallone del 4-2. Il numero 9 arriva poi tardi di pochissimo su questo cross dalla destra di Motta, ma la Falopiese Ronago ha un asso nella manica, si accende infatti Manfrin che qui accorcia con un morbido pallonetto dopo aver rotto il raddoppio di Da Pos e Zaniboni. Il giocatore della Falopiese completa poi la rimonta a due dalla fine con questa perla che si infila laddove Piovesan non può arrivare e giustamente esulta. Questo 4-4 rimanda tutto alla gara di ritorno e dopo una gara così lo spettacolo sarà certamente assicurato.